questo è uno di quelli che rimarrà nella storia di Collemeto, o no? Anche lui ne è convinto. Lui, quanti anni c'hai? E ti chiami? Michael Colazzo. Alza la voce così ti sentono anche loro. Michael Colazzo. Michael Colazzo, cosa fai di professione a 10 anni? Moto. Moto in che senso? Lui guida la moto. A 10 anni lui guida la moto. E la guida da quanti anni? Ha iniziato a guidare la moto da quando aveva 3 anni. Oggi lui gareggia nel campionato CIV, che significa, è l'acronimo di campionato italiano velocità. Dunque, secondo te, allora intanto raccontiamo com'è andata questa tornata. Hai fatto 3 gare. La prima come si chiama? La sprint race. Com'è andata? Bene, che significa? Primo, secondo, terzo, primo. Ah, sei arrivato primo. La seconda? Primo. E la terza? Primo anche alla terza. E il secondo, a quanto l'abbiamo distanziato? Da 10 secondi. Il secondo è arrivato dopo 10 secondi. Incredibile. Dunque è stata una gara fra le migliori di quelle che hai, corso finora. Secondo te chi è il ragazzo che sa guidare dopo di te, che è molto bravo ma dopo di te? Carmelo Greco. Carmelo Greco. E la prossima gara quando sarà? A luglio. Per cui Carmelo Greco a luglio noi lo lasceremo alle spalle. Lo lasceremo ovviamente alle spalle. E di queste esperienze, no? Chi vorresti ringraziare? Della mia famiglia. La famiglia, poi? E gli sponsor. E c'è qualche sponsor in particolare a cui sei più legato? Stefano Bastone. Stefano Bastone? Insomma, abbiamo un po' di gente da ringraziare. Qui abbiamo appena finito di festeggiarlo. Michael è ritenuto un leader oramai, o no? Ma qualcuno ti ha già fermato per chiederti l'autografo o la foto? Cioè, ma lui c'è una caratteristica. Quando sei nato? 16 febbraio. Che è lo stesso giorno di Valentino Rossi. Di Valentino Rossi. Per cui il futuro di Michael Colazzo è già segnato. E noi ci rivedremo a luglio per vedere un po' come andrà la prossima gara. Per cui alle spalle noi ci lasceremo Greco Carmelo. Lo vedremo alle nostre spalle. Un saluto da Collemeto. Ciao. Ringrazio tutti. Ringrazio tutti. Ringrazio tutti.